Sopralluogo della Regione Piemonte, nella mattinata di venerdì 19 luglio, alla villa di San Giusto Canavese, confiscata nel 2011 al boss mafioso Nicola Sisi, arrestato in Brasile lo scorso 8 luglio. Per il presidente della Giunta regionale Alberto Cirio, la villa diventerà un monumento alla democrazia e alla legalità. Oggi è il 19 luglio, oggi ricordiamo Borsellino, ricordiamo la scorta, ricordiamo gli eroi, quelli che il procuratore Caselli ci ricordava, chiamiamo eroi solo dopo che sono morti purtroppo. Ecco, allora la prima riflessione è imparare a riconoscere gli eroi nella quotidianità. Gli eroi sono quelli che dai carabinieri, alle forze dell'ordine, ai giudici, anche agli amministratori pubblici, tutti quelli che cercano nel loro impegno quotidiano di far vincere la legalità. Noi siamo venuti qua oggi perché non c'era modo migliore di ricordare chi ha sacrificato la vita per lo Stato, che concretamente il loro lavoro va avanti. Dietro di me c'è un monumento alla democrazia, una casa costruita dai mafiosi con i soldi della mafia, con i soldi della violazione delle leggi, con i soldi del sopruso, con i soldi della violazione delle regole. Ebbene, questa casa, grazie al lavoro della magistratura, grazie al lavoro delle forze dell'ordine, ritorna ai cittadini. Sarà compito nostro come regione aiutare a reperire le risorse perché questa struttura possa davvero essere di nuovo fruibile e soprattutto perché diventi un monumento vivente quotidianamente, con la sua storia e col suo esempio, che la legalità vince. Presente al sopralluogo anche l'ex magistrato Giancarlo Caselli. È difficile ricordare oggi Paolo Borsellino senza in qualche modo commentare le terribili parole che ha detto nell'84 e nell'89 alla Commissione parlamentare antimafia che oggi sono state desegretate. Sono parole che ci ricordano e qualcuno ha bisogno che questo sia ricordato perché se l'è dimenticato, che Borsellino e con lui Falcone, dopo morti, vengono celebrati come eroi, come dei miti, ma in vita erano ostacolati in maniera assolutamente incredibile, non fosse vera. Nella prima audizione, quella dell'84, Borsellino parla come esponente del pool che stava istruendo il maxi processo, una pietra miliare nella storia dell'antimafia. Beh, racconta che doveva operare senza mezzi, nessun computer funzionante, senza uomini, mancava personale ausiliario, senza soldi, non c'erano i soldi necessari per pagare lo straordinario, in particolare degli autisti, e allora il problema sicurezza veniva trattato in una stagione in cui purtroppo gli omicidi si susseguivano, Costa, Terranova, Chinnici, il capo del pool, con una superficialità, con una mancanza di serietà, con un'approssimazione davvero incredibili e vergognose. E su tutto questo Borsellino riesce anche a scherzare un poco, sia pure con un'amarezza dentro che si intuisce tutta, dicendo un po' strano che la mattina quattro magistrati viaggiassero stipati uno sull'altro nell'unica macchina che avevamo a disposizione, ma la sera nessuno aveva più qualcosa che lo accompagnasse a casa ed io personalmente, molte volte, anche ad ora tardissima, perché lavoravo ad ora tardissima, questo tutti lo sanno, dovevo tornare a casa da solo. Incredibile. Ecco, Borsellino ci racconta la banalità della inefficienza quotidiana, una inefficienza però efficiente, perché ci ricorda anche come nessuno cercasse rina, e quindi un'efficienza che serve magari inavvertitamente, ma non credo sempre inavvertitamente, a tutelare certi interessi, anche interessi robustamente criminali, comunque interessi antidemocratici. La mafia rispetto a quell'epoca è naturalmente molto cambiata. Il sacrificio di Falcone, Borsellino e degli altri è servito a prendere coscienza di una drammatica realtà e lo Stato ha reagito con forza, con energia, ottenendo risultati dopo il maxi processo, con il maxi processo, prima neanche immaginabili. E però c'è ancora, soprattutto perché continua a godere di contiguità, di rapporti con la cosiddetta zona grigia, uomini che dovrebbero stare dalla parte della legge invece tradiscono la legge e stanno dalla parte del malaffare e della mafia. Non poteva mancare Maria José Fava, referente di Libera Piemonte e membro dell'Ufficio di Presidenza nazionale. Sì. Maria José Fava, referente di Libera per il Piemonte. Oggi è una giornata importante, si ricorda la strage di Via D'Amelio. Via D'Amelio e si apre
le porte a questa villa confiscata. Oggi è una giornata importante perché proviamo a trasformare la memoria in impegno, perché la memoria da sola non basta. Oggi ricordiamo Paolo Borsellino, ricordiamo i suoi 5 agenti di scorta, ricordiamo tra i suoi 5 agenti Emanuela Loi, una ragazza di 23 anni sarda che perde la vita in quel tragico 19 luglio del 1992. La memoria non basta, la memoria deve diventare impegno e per quello è importantissimo essere qui oggi a fare un passo in più nella restituzione di questo bene alla collettività, tutte le istituzioni insieme, perché è proprio la sinergia delle forze migliori del nostro Stato che possono portare avanti e vincere questa guerra contro le mafie che ha quasi più di 200 anni.